sono Francesco Della Chiara, agronomo CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino. Siamo qui per illustrare un progetto della Regione Marche, misura 1.12, in cui andremo ad illustrare le opportunità per le aziende agricole riguardo alla tartuficoltura. Inoltre daremo importanti e utili consigli agli acquirenti e consumatori finali. Fano TV, siamo a Sant'Angelo in Vado, al centro sperimentale di tartuficultura, e siamo qui oggi per parlarvi di raccolta di tartufi, in particolare regolamenti, divieti e calendario. Chiediamo a Rinaldo Barcelli, perito agrario, quali sono i regolamenti che disciplinano la raccolta del tartufo. Possiamo avere due tipi di tartufaie. Diciamo tre tipi: controllata, coltivata e naturale. Nella tartufaia naturale, quando uno ha l'abilitazione, può andare dappertutto nel bosco e nei terreni incolti. Se uno vuole andare in una tartufaia controllata o coltivata, deve avere l'autorizzazione da parte del proprietario. Cosa si intende per tartufaia, questo, coltivata e controllata? La tartufaia coltivata è una tartufaia che viene, diciamo così, impiantata in un terreno seminativo, mettendo a dimora delle piantine micorizzate. Logicamente, prima di decidere quale tipo di tartufo mettere a dimora con le piantine micorizzate, bisogna fare l'analisi del terreno, che è la base di tutto quanto, perché in base alle caratteristiche del terreno può essere più o meno adatto un certo tipo di tartufo o meno. Quindi praticamente poi, per avere il riconoscimento della tartufaia coltivata, bisogna acquistare piantine certificate, e una volta messe a dimora bisogna fare la richiesta all'ente competente, in questo caso sempre la regione, e che dietro presentazione dell'acquisto di piante certificate vengono a fare il sopralluogo e ti rilasciano poi l'attestazione. Una volta ricevuta l'attestazione, uno deve fare e apporre delle tabelle che devono essere messe una visibile dall'altra, con su scritto la legge regionale, l'articolo e il numero dell'autorizzazione e la data di autorizzazione. Per quanto riguarda le tartufaie controllate, sono quelle tartufaie che cresce spontaneamente già del tartufo e uno intende migliorarle, apportando delle pulizie, apportando nuove piantine, e a questo punto si procede sempre con, come si fa per le tartufaie controllate, bisogna chiedere l'autorizzazione per poter apporre i cartelli, e poi uno si riserva, a meno che, come se uno dice guarda, mi fai andare, se il proprietario ti dice sì, vai, altrimenti non puoi andare. Abbiamo parlato di regolamenti, chiaramente subito dopo il regolamento viene la parte del divieto, quindi che cosa assolutamente non si può fare quando si va a raccogliere il tartufo, quali sono i divieti? Praticamente una volta che uno ha ottenuto l'abilitazione, quindi già dovrebbe conoscere quali sono i divieti. Una cosa principale è rispettare i calendari di ricerca e raccolta tartufi. Quindi nei calendari c'è un inizio e una fine, e c'è anche un orario. Praticamente diciamo che qui nella Regione Marche la ricerca notturna è vietata, anche se al mattino c'è un'ora e mezzo più o meno due, che è possibile, perché si può iniziare dalle 5:30 del mattino o alle 6 fino a più o meno la sera, poco dopo che cala il buio. Un altro divieto è che non si può portare più di due cani, e non bisogna lasciare le buche aperte una volta che il cane ti ha segnalato il tartufo, che uno lo ha estratto e raccolto.
Il tartufo va ripulito nella buca che è stata fatta, perché in quel terreno ci sono delle spore del tartufo che quindi uno rilascia lì, che ci sono già radici micorizzate, quindi uno aiuta allo sviluppo per gli anni successivi. Divieto, uno, come dicevo prima, non si può andare nelle aree demaniali, nelle tartufaie controllate o coltivate come dicevamo prima, e non commercializzare i tartufi oltre i 15 giorni dalla data di chiusura del periodo del tipo di tartufo. Chiediamo a Gregori Gianluigi, divulgatore scientifico e esperto di tartufi, visto che abbiamo parlato e accennato ad un calendario per la raccolta dei tartufi, se ci può specificare meglio che cos'è il calendario e che cosa consiste. Sì, premesso che il calendario di raccolta dei tartufi dovrebbe servire a ottimizzare questa risorsa, nel senso che si cerca di centrare il periodo in cui il tartufo presenta le caratteristiche organolettiche migliori, che quindi sia maturo. Chiaramente, essendo un fungo, può anticipare e posticipare, però grosso modo diciamo che il calendario regionale della Regione Marche ha tenuto conto di questi aspetti, per cui ha fissato delle date di inizio raccolta, premettendo anche che una volta fissate in calendario non è possibile modificare l'inizio della raccolta, mentre, dice la legge, è possibile posticiparla, oppure è possibile, a causa di maltempo, condizioni ecologiche avverse, fare anche una sospensione temporanea della raccolta. Nello specifico partiamo dai tartufi che si raccolgono durante l'estate, e quindi segnatamente il tuber estivum, lo scorzone. Di solito si inizia il 1 giugno, anche se a livello nazionale alcune regioni chiedono di anticipare al 15 di maggio, e va fino al 31 agosto. E il motivo della scelta è anche questo, che nel mese di settembre nella Regione Marche è vietata la raccolta, o in teoria è vietata la raccolta tutto il mese, anche se per la verità altre specie autunnali vengono raccolte dall'ultima domenica di settembre, e segnatamente il tartufo bianco pregiato, il tartufo nero estivo forma uncinatum, cioè sarebbe la forma dello scorzone che si raccoglie nel periodo autunnale, il tuber mesentericum, detto anche tartufo fenico, e il tuber macrosporum oppure nero liscio. Questi si raccolgono tutti contestualmente al bianco, e la data di fine raccolta è il 31 di dicembre. Poi abbiamo il tartufo nero pregiato, che si raccoglie dal 1 di dicembre, ad eccezione della provincia di Ascoli, che confinando con l'Abruzzo è stata derogata di poterlo raccogliere dal 15 di novembre, e mi pare di ricordare che si va fino al 31 marzo. Poi esiste il brumale, che invece va dal 15 di gennaio alla fine di marzo, e poi abbiamo il bianchetto, che parte anche lui dal 15 di gennaio grosso modo, e mi pare che arrivi fino alla fine di aprile. Questi sono i periodi. Diciamo che volendo essere più precisi, è vietato andare a tartufi nella Regione Marche nel mese di maggio e per 3 settimane nel mese di settembre. In realtà quest'anno per il tartufo bianco c'è stata una modifica del calendario. Sì, è vero. Diciamo che non solo del calendario, esiste una nuova legge sui tartufi che modifica alcuni articoli della precedente, che quella a cui io mi riferivo era la legge 5 del 2013. Questa invece è una legge 27 del 2 dicembre 2022. Che fra le altre cose, appunto, oltre a regolare la raccolta sulle zone demaniali, testualmente fissa la raccolta del tartufo bianco fino al 20 di gennaio, però senza aver previsto per il prossimo anno, credo, ma i colleghi che si interessano di questo forse potranno porvi rimedio, perché magari se si
diciamo, la causa per la quale è stata accettata questa proposta è che a seguito dei cambiamenti climatici si sta osservando che l'inizio delle raccolte dei tartufi sono spostati in avanti, e questo va benissimo, però se è vero che è spostata in avanti la raccolta e quindi procrastinare la chiusura, di pari passo dovremmo posticipare anche l'apertura. In verità una giravoce, no? Che uno dei motivi per i quali è stata richiesta da parte di alcune associazioni questo procrastinamento della raccolta il 20 di gennaio sia dovuto al fatto che nel mese di gennaio, soprattutto e nello specifico il tartufo bianco, presenta dei corpi fruttiferi che sono un po' particolari, no? Addirittura i micologi parlano che si tratti di una varietà del tartufo bianco di fine stagione. Nella fattispecie i carpofori di questo tartufo bianco sarebbero, non presentano le classiche venature, l'amarezzatura della gleba, e addirittura al tatto si sfarinano molto velocemente, e addirittura questi, che ripeto costituiscono, se vogliamo dare una percentuale, l'un per mille di quello che è la massa globale di tartufi bianchi che si raccolgono in regione o anche in Italia, e quindi è poca cosa, però a volte capita che non presentino le spore, e quindi diciamo è stato fatto tout court, l'assioma: non presentano le spore, quindi non sono utili per la germinazione del tartufo e la riproduzione successiva. Questo forse è un errore, perché non possiamo dire, possiamo ricordare che la natura non fa salti e non fa sprechi, quindi se la natura li crea vuol dire che un ruolo ce l'hanno. Solo questa precisazione per dire appunto che bisogna anche nei calendari e anche quando si esige che la raccolta sia funzionale a una determinata categoria, no? Che possono essere i tartufai, possono essere i commercianti, magari non è proprio del tutto giusto, e dovremmo tenere sempre comunque al centro le esigenze del tartufo. Il nostro speciale termina qui, abbiamo parlato di regolamento, divieti e calendario in merito alla raccolta di tartufi, vi diamo appuntamento al prossimo speciale in cui analizzeremo la normativa quadro di riferimento.